Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Mentre Rocket si Proseguiamo guarda il cammino, il attorno guerriero dorato non resisterà per sempre alla tortura di e Raker. Drax, Che infatti, importanza ha incita se la squadra resiste? e dopo aver Serve solo a cantato tracciate, l'inno no? A meno che Catatian non gli di taglino la Drax gamba. per Ne abbiamo darci la già carica, parlato, siamo Rocket. pronti a Mantis partire. ci ha Dobbiamo portato da Warlock catturare per un Fim, motivo. Fang, Abbiamo Foom. bisogno di lui contro il Credo Magus. si Se lo chiamasse dice così. Non l'insetta. sono un grande esperto di fumetti, quindi di fumetti Marvel, quindi potrei aver Va sbagliato bene, si nome. comincia. Ora andiamo. Io adoro le ambientazioni Termina innevate e colui che ghiacciate nei si gela. videogiochi. Le adoro, In come anche nella realtà non si realtà. dice così. Vi Vuoi invito subito a lasciare un correggermi bel mi o piace vuoi se vi trovare sta Fin piacendo la Fang Foom serie, e a salvare la commentare galassia? facendomi sapere Io cosa ne voglio Fin pensate. Fang Eccolo, Foom. Fing, È Fang quella Fu, storia Fin, della Fang galassia, Fum, immagino. ok. Sempre che Hellbender E sia ad iscrivervi al canale d'accordo. per non perdervi i Lady prossimi Hellbender caricamenti. sarà d'accordo. Inoltre vi ricordo che questo gameplay è Ok, beh, interamente non vedo registrato in caccheri Fum. 4K a Cerchiamo i segni di caccia 60 fps, catatiani. tutto ad ultra su Testimonianze del PC, coraggio di compreso il coloro ray che ci hanno tracing. preceduto. E infatti il mio PC Ah, tipo le storie fonde della pioggia mentre di registro fuoco questo sono gioco perché non vere. è Le storie che molto ben dovremmo ottimizzato su conoscere. PC. Leggenda di morte gloriosa. Beh, basta che sia gloriosa. Ok, vediamo di trovare questo drago. Questo Fing Fam Fum. O come cavolo si chiama. Bello però qua, eh. Sono Groot. Groot ha sentito che una volta ha fumato, dico per un millennio. Occhio! Questo posto cade a pezzi! Ah, non siamo qui per essere uccisi da ghiaccio e pietre. Esiste una sola morte nobile su Maklu 4, la stessa incontrata da Il altri prima di monolite noi. Qualcuno dica a Korkralax. Drax che non siamo qui per morire. Non morirà nessuno! Cattureremo Fum vivo! Lo consegneremo a Lady Hellbender vivo! E la convinceremo ad aiutarci contro l'armata della Chiesa. Quindi in questo piano crepiamo nella parte dell'armata? Forse, ma di sicuro non prima di quello. Evviva! Ok, Drax, indirizza un po' del tuo entusiasmo verso questa roccia. Ah, fingerò che sia la testa di Fin Fang Foom. Drax ha appena frantumato il cranio della preda che dovremmo catturare. Infatti. E addio, galassia! Io sono Groot. Groot vuole godersi lo spettacolo. Vai tranquillo, potrebbe essere l'ultima occasione per farlo. Vedete che Foom sia lì? Se c'è una cosa che ho imparato dai libri fantasy è che i draghi adorano dormire nelle montagne. Groot vuole sapere se ha imparato anche come catturare i draghi. Ah, di sicuro servivano fiducia reciproca e gioco di squadra. Non ricorda i dettagli perché ha mollato il libro a metà. Ho letto diversi libri sui draghi, ok? E c'era sempre una montagna e i buoni vincevano sempre. Nessuno scriverà un libro su di noi. Ma com'è agile la mia Gamora, gente è stata qui. E qui? Non li abbiamo già visti nei ricordi di Drax? Quando Mantis Non ci ha c'è connessi? niente. Sono i segni di caccia catatiani. Cosa c'è qui, Sono Drax? tanti catatiani coraggiosi. Quando Thanos ha raso al suolo Katat, la mia gente era a pezzi. Fisicamente e mentalmente. L'esodo ne ha condotti molti da queste parti. Quanti di quei cacciatori sono tornati? Nessuno. Tutte vittime di Fing Fang Foom? Non vittime. Sono venuti per la battaglia. Per una morte gloriosa. Erano alla ricerca di uno scopo, vero? Raggiungere Ultat. Il discorso su Nowhere. Mi stavi ascoltando? Ma certo. Molti erano traditori o criminali di certo destinati a Sardut. Alcuni erano malati o in fin di vita. E si sono spinti fin qui, feriti, per affrontare i mostri più spietati della galassia. Hanno il mio rispetto. E presto noi avremo il loro. Secondo le leggende, Fin Fang Foom può trasferirsi da una dimensione a un'altra a piacimento. E se gli piacesse farlo mentre gli spacchiamo le ossa? Avremmo fallito e saremmo costretti a sperare di avere successo in un'altra linea temporale. Dite che siamo messi male anche in altre linee temporali? Ecco. Wow, bello questo! Ok, squadra! Speriamoci in fretta di questo coso! Non possiamo sperare di affrontare il Fing Fang Foom!
Allora, vai, usiamo i guardiani. Forza i rami, Groot! Forza il creatore! Già, il cugino di Moncherino qui deve farci una doccia fredda! Moncherino fisso è cattivo! Che puzzolente! Rovesciare il pubblico, Pelino, è vergogna! È lui che è più debole, dobbiamo prendere lui. Officeremo il mostro! Fattureremo pure! È il nostro destino! Per non parlare di tutti i soldi che faremo! Dante, pensaci tu! Vai, Dantero! Boom, via! Seguiamo le orme di tantissimi dei miei simili! Avrebbero potuto eliminare qualche mostro in più, almeno! Passiamoli. Uccide con le spore. Insegniamo a questo mostro come ribaltarsi. Musiger. Mushiger, anzi. Estremamente tossico. Infliggere danni ingenti per stordire, ok. Membrana mucosa altamente conduttiva. Usare armi elettriche, perfetto, era quello che cercavo. Infatti si stordisce subito con le armi elettriche. Passo su una nube tossica. Vada calcia. Trova seccante il suo rigido carapace! Officeremo il mostro! Cattureremo pure! Vai! È il nostro destino! Non ho mai visto Drax così entusiasta! È incazzato Drax! Delle animazioni un po' così così, però ce la facciamo, dai. Ce l'abbiamo fatta. Allora, su una scala da 1 a 10, rispetto a quello che abbiamo appena affrontato, questo Fum, quanto sarà più grande e spaventoso? 10.000! Come immaginavo. Bene. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Sì, giusto, ma 10.000 volte, Quill. Drax è sempre letterale, ricordi? Le probabilità di successo sono scarse, anzi, ridicole. Ma che eventualità avrà la galassia di sopravvivere se fallire? Esatto! Abbiamo visto tutti di cosa è capace la Chiesa. Quindi non importa quanto sarà difficile, non ci fermeremo. Cattureremo Fum e convinceremo Lady Albender a combattere con noi. Cascata gelata, ok. Lì abbiamo Gamora. Tutto tuo, Gamora! Appena affilata! Però di qua mi segnava che c'era ancora qualcosa da prendere. Venditure, probabilmente piene di sorprese. Fortunatamente per noi viaggiamo con la peggior sorpresa possibile, nonostante l'aria innocua. Parla di me? Sono lusingato. Anche tu mi piaci, Drax. Amo il modo in cui sposti. Oh, per ala! Wow, queste sì che sono tracce di artigli. No, non voglio uscire. C'è di Fum, la foto. È ancora più grande della leggenda. Quindi, sì, una volta trovato, evitiamo gli artigli. Cosa sono quei rettangoli? Ok, credo che questo sia il primo passo per una soluzione a più fasi che ci porterà oltre la voragine. Bene, e quali sono i prossimi? Ci sto ancora lavorando. Quindi la fase 2 prevede di ucciderci tutti? Forse ho capito cosa vuole fare. Sì, ucciderci tutti! Posso rimuovere le macerie sulla sporgenza, Peter Quill. Dammi qualcosa da lanciare. Che ne dici di Quill? Niente, devo scansionare prima quello. Ok. Epico!
Giuro di non averti mai visto così esaltato. Perché non mi hai mai visto durante la grande caccia? E la missione nella zona di quarantena? Intendi il fiasco nella zona di quarantena? Quella non era la grande caccia, era una caccia normale. Drax, so che aspettavi da tempo questa occasione. Goditela bella. Grazie, Peter Quill. Devo ammettere che dopo gli ultimi avvenimenti ne ho proprio bisogno. Sì, beh... Forse se ti avessimo ascoltato fin dall'inizio andando a caccia di fumo... Probabilmente saremmo morti. Non eravamo pronti. Io sono nato pronto. Credo che ci veda, qualunque cosa sia. Ottimo, un'altra portata per fumo. Non sottovalutare ciò che sopravvive ai pericoli di questo pianeta. Allora... Vroom, nativa delle zone fredde. Liberare compagni congelati per mantenere l'offensiva. Letale ma lento, mantenere la distanza e schivare. Ok. La possente creatura ha molti poderosi attacchi! Non vi rovinerò la sorpresa! Spero che non ci caschi in testa un meteorite! Non sono qui in cerca di una morte rapida e indolore! Fagli male, Kamala! Io sono pronto! Ok. La caccia Fin Fang Fum continua! Ok. E abbiamo fatto anche l'obiettivo dell'abilità di Gamora. E se fosse troppo tardi? Se Raker finisse il rito e ciò che ha iniziato... Allora tutto questo sarebbe inutile. Non è così. Se la nostra ultima impresa fosse contro Fin Fang Fum, sarebbe un onore. Ultima un corno. Io sopravvivo sempre. Allora speriamo che non sia tardi. Va bene. Pensiamo a come passare da qui. Abbiamo fretta, a quanto pare. Ok, andiamo. Non c'è niente da fare qui. Almeno, credo. Laggiù, vedete? Altri picchi inquietanti. Questo pianeta inizia a darmi i brividi. Continuo a pensare che Fum ci attaccherà alle spalle. Fin Fang Fum è una delle bestie leggendarie. Loro non attaccano alle spalle. Forse no, ma quelle furbe sì. Qualcuno tiene d'occhio il cielo? Sì. Ci sono meteoriti ovunque. Fatemi sapere se arriva una pioggia letale. E tu avvisaci se arriva qualcosa di letale da sotto. Te ne accorgeresti perché sei vicino al terreno. L'avevo capito, grazie. Razzo! Per un pelo! Dicono che Fin Fang Fum sfrutti le insidie del pianeta per mettere alla prova gli avversari. Una copia sputata della leggenda di Lady El. Collezionabile germogli mal rasati di occhio di Groot. Il gas è letale. Come lo sai? Pronto? Una cassina. Idea, perché non attiriamo fumi in una di queste grotte che ci piace se andiamo dirlo? Coda! Voglio ucciderlo con onore. Per l'ultima volta, Drax, non uccideremo Fin Fang Fum. Lo cattureremo per consegnarlo a Lady Albender, così lei ci perdona e forse ci aiuta contro la chiesa. Ok, vai Drax. Su il tuo nome, Drax. Non letteralmente. Presto sarà solo un ricordo. Dov'è? Ma dove sono rimasti tutti, scusatemi. Perché non arrivano di qua? Oh raga, dove siete? Sono buggati? Mi sa che si sono buggati. Bene. Sì, completamente buggati. Si è buggato anche lui? Sì. Niente, devo far così. Carica l'ultimo checkpoint. Se capita il bug c'è poco da fare. Carichiamo l'ultimo checkpoint e vediamo dove siamo. Occhio, quel gas è letale. Ok, ora sono qui da noi. Pronto? È un'assassina. Avrà ucciso un sacco di gente famosa col gas. Idea, perché non attiriamo fumi in una di queste grotte piene di gas per tramortirlo? Codardo,
Voglio ucciderlo con onore. L'ultima volta, Drax, non uccideremo Pimpancoop. Aspetta. Rocket, ti sei immerso fino al collo. Stiamo per affrontare un drago leggendario per salvare l'intera galassia. Non sarò una palla al piede. Wow! Sono meravigliata. Hai superato la tua paura. Sì, beh, non sono al centro del mondo. Hai sfoggio della tua forza, Drax. E sarei ed ora possiamo onorato. Continuare. Come se niente fosse, abbiamo solo perso questi 3 minuti a far niente. Adunata pronta. E questi cosa sono esattamente? Vorrei scansionarli. Allora, deboli se presi individualmente, ok. Colpire al centro del gruppo per una piena eliminazione, va bene. Ok, semplice. Allora, qui cosa abbiamo? Vediamo un po', Qui abbiamo Groot che può portarci di là. Grazie, Groot. Apprezzo l'iniziativa. Io sono Groot. Ho tragiuto Truk. Perché poi Groot l'ha fatto da solo questa cosa, ma va bene. E Gamora può farci salire qui probabilmente per prendere un materiale o un collezionabile, vediamo. Esattamente, un collezionabile. Questa è proprio una specialità di Drax. Non farmi aspettare. Prova metà degli oggetti guardiani. Beh dai, almeno metà li abbiamo trovati. Sì, abbiamo perso un sacco di collezionabili noi. Ok. Drax, puoi spostarlo? Non resisterà alla mia forza. Bello lì, tutto a 3 FPS. Non capirà cos'è stato. Sarà ben più resistente di un masso, Peter Quill. Lo so. Volevo solo essere ottimista. Perché? Forse per motivare la squadra. Non ne abbiamo più bisogno. Siamo la squadra perfetta. Siamo ok. È un gran complimento dalla pazza omicida. Sarò sincero. Dopo tutto quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che abbiamo passato. Macro 4. Dobbiamo rispettare gli altri macro. Ok, proseguiamo. Attenzione! Appuntito! Molto, molto appuntito! Non è niente rispetto alle zanne e agli artigli leggendari di Fin Fan Foom. Sai, a questo punto, se non sarà all'altezza delle aspettative, rimarrò delusa. Se ci arriviamo vivi a vederlo. Peter, guarda! Laggiù c'è del fumo! Sarà Fum? Piuttosto la sua gente. Sarà Fumo? Bene, forse sanno dove trovarlo. O ci attaccheranno a vista. Potrei infiltrarmi nel campo e cercare dei punti deboli. Sceglierei la persona giusta da torturare di fronte agli altri. Seminerei il panico fra loro, spingendoli alla resa. Poi penseremo agli altri. Tutto bene. Non abbiamo parlato molto dopo che... Che ho ucciso mia sorella? Sì, e altri argomenti marginali. Sto bene, credo. Ok. Peter, è probabile che per Nikki sia già tardi. No, questo non lo accetto. Se così fosse, so già che toccherà a me darle il colpo di grazia. È mia figlia. E io l'assassina. Lo sai anche tu. Non arriveremo a questo. E se accadesse? Sì, se fossimo obbligati a scegliere tra lei e tutto il resto, tu faresti qualunque cosa per qualcuno a cui tieni. Mentre invece io... Invece tu faresti la stessa cosa. Ecco perché ho bisogno di te per portare a casa Nikki. Viva. Se lo dici tu. Ok, abbiamo avuto anche questo confronto, questo scambio con Gamora. E possiamo continuare. Jotkeina Galtau Goten Kogat
Fum! È Fum! Sì! Oppure avanti, avanti. È una roccia enorme! Ok, infatti... Io sono Groot! Sì, direi proprio nefasto! Sotra Jotutluk, Eldar Gomorgat! A Drax non gliene frega proprio niente! Oh, ti hanno mai detto che hai una voce incantevole? Eccomi! Non mi piace per niente! Finalmente scivoliamo su qualcosa di realmente scivoloso, ovvero del ghiaccio. È magnifico! È anche super terrificante! Dai, questo non si spacca, come dire. Boh, va bene. Non è che si è buggato anche quello, vero? Scusa! Cerchiamo Fin Fan Fum, l'hai visto? Rosse ali, zanne aguzze... Calzoncini viola! Che intendi con calzoncini viola? Pare che indossi calzoncini viola. Le antiche leggende lo dicono chiaramente. Visto? Seguitemi! Eccolo l'ultimo elemento delle pistole di Star-Lord. Facci vedere i tuoi giocattoli. Ricevuto. Ok, il plasma può sciogliere il ghiaccio. Sciogli anche quello. È minerali calcificati solo, non è ghiaccio. In combattimento come la potrò utilizzare? Ho la sensazione che lo scoprirò presto. Io ti invidio da morire, Quill. Dovresti. Almeno in questa grotta fa meno freddo. Tu hai la pelliccia. Groot è praticamente nudo. Groot non sente il... Quello cos'è? Che ormai hai superato la paura dell'acqua. Ma non è acqua. Questo è un giorno fortunato, amici miei. Siamo stati quasi spiattellati da un meteorite. Esatto, quasi. Ti ha fregato. Da sopra si potrebbe salire in teoria, sì. Cosa? E che mi dici di quella tua pistola assurda che rivolta alle persone? Ah, sì, la zipper. Cavolo, dovrei aggiustarla. Ah, ok. Sollevalo, Groot. Io sono Groot. Qui va bene. Io sono Groot. Speravo in un collezionabile oltre ai materiali, ma mi devo accontentare. Sta cercando di comunicare. Per favore, no. Wendigo! Visto? Vuole solo... Ok. Ora sappiamo di essere circondati. Guardate questi alberi appuntiti. Però non troppo da vicino. Io
Fungo comune in grado di spargere lunghi squadre tossiche, sensibile al calore estremo. Ok. Ah, perfetto. Capito. Però semplicemente la distruggere. Sono delle spore corrosive. Teniamo le distanze. Pensavo fosse qualcosa di un po' più complicato, invece semplicemente li spari. Ok, Tromax il vecchio. Io sono Groot. Sì, ci meritiamo una vacanza. Burn, baby, burn! Bello. Questa cosa non mi stanca facciamo mai. Tutto, no? Tanto. Groot dice che se lo meritano. Quei cosi crescono in un inferno glaciale. Credo che quella roba non gli faccia niente. Con tutte queste io gli ho fatto in realtà qualcosa. Continua così. Sto iniziando a scaldarmi. Credevo che Fum, percependo il nostro arrivo, sarebbe venuto ad affrontarmi. Un'altra vittima di Capitano Malotecnica. Lingot sarà sotto tortura in questo momento. Non mi stanca mai. E devo prendere un po' di munizioni. Dai, però non ero vicino. Lasciamo ricaricare il colpo elementale e proseguiamo. Bel colpo, Peter. Magari prova qualcos'altro. Perché prova qualcos'altro? Sta funzionando alla perfezione. Stiamo estinguendo questi funghi. È splendido, in una maniera distorta. Gli alberi stiamo letteralmente estinguendo. Groot dice che le piante sono stupide o cattive. Ok, ora stai solo tagliando le erbacce. Esatto. Quello che stavo facendo la prima. Però qui abbiamo un collezionabile. Lo stiloso. Ok. Occhi aperti. Sento puzza di imboscata. Hai dei sensi molto sviluppati. Io non sento nulla. Anche se siamo chiaramente pedinati dalle bestie delle nevi. Non passano inosservati. E qui si combatte, eh. Pronti nuovo a combattere? Guarda qui, è il tuo nuovo amicone. Questo sembra molto uno Yeti. Là ce n'è un altro. Vediamo come si chiamano. Colpo al plasma. Danni nel tempo, ok. Efficace con i nemici con molti più di salute. No, vorrei scansionarti. Ok. Vulnerabile al plasma. Vulnerabile contro attacchi. Stordire e concentrare il fuoco, ok. Solita roba. Vai Rocket, è giusto il momento di usare l'artiglieria pesante. Anche tu Gamora. Arrivano altri? Mi sono evoluti per resistere a queste condizioni! Saremo fatti mancare nella loro spot! No,
Papa! Il pupazzo è pronto! Attenzione! Ok, lo scudo ha assorbito i danni, ora però me ne devo andare, via. Un gioco di parole, si da qui. Crepa. Easy. Giocare con gli Yeti. Wendigo? Vogliamo davvero chiamarli così? Ehi, non siamo noi che urliamo Wendigo. Visto? Temo che ci rivedremo ancora. Perché questi sassi sono dorati? Ok, era un glitch. No, volevo capire il perché dei sassi fossero oggetti dorati. Allora, di là non si passa, niente, si va di qua. Dicono che Fin Fang Fum sia un avversario inimmaginabile. Forse il Bender vuole arruolare qualche Wendigo nel suo esercito. Sempre che non ci portino rancore. Alla faccia del non portare rancore! Smetti di fare la nipote e corri, Quill! Oh, oh, via! Che ne dici, Quill? Cercano ancora di comunicare! Spinto nel loro zoo? Sembra più uno di Ukinis! Cerchiamo di non finire dritti nel menù! Fagli a pezzi, Gamora! State pronti! Spero che ne abbiamo spazzolato qualcuno atterrando! Avremmo dovuto schiacciarne di più! Ok, vai Rocket, è il tuo momento. Vai come due bombe! Forza il pianeta è uscito a giocare! Pronto! Manca ancora l'ospite, non mi riguarda! Assaggia il plasma, scordi! Dico uno spesso e grottesco! Filettali! Le tue ultime parole, pessima posizione classica! Ti ho visto sopravvivere in situazioni peggiori! Botta. Dovresti esserci abituato ormai. La luna è giù. Ricorda quando sono andato in braccio della zona proibita. Adunata, ok. È giunto il momento. Vediamo di non fallirla magari questa volta, Cacchio di delirio lì fuori, Quill. Questi bastardi schifosi incassano più proiettili del previsto. E rispondere ai miei assalti con altrettanta furia! Dobbiamo fermarli o finiremo in guai grossi! Finiremo nei guai, dici? Contro questi tizi! Guai è il nostro secondo nome! Quando li ammazziamo con una spada o una bomba, quando li massacriamo e Groot ci fa ombra, quelli sì che sono guai! Dai, questa l'abbiamo azzeccata. Ole. E qua questo. Tutto il pianeta è uscito a giocare. È il mio gioco preferito. Impazienza lì. Aspetta, Gamora. Vuoi ammirarli più tardi? Ora ammazzali, sai? Ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare! Ok, bomba! La scimmia fuori dall'arco! Ma che è un bel
crepava. Di non doverlo più vedere. Ok. Arrivano altri. Ah, ora arriva il boss vero e proprio. Ricambiamo il favore. Eh sì. Groot, tienilo fermo. Gamora, attaccalo. Drax pure. E Rocket, tutto tuo. Peter qui. Dovrebbero lasciarci in pace. O cercare vendetta. Bene, bene. Quel relitto è l'accampamento di prima. Questo affare è qui da una vita. Guarda, il fumo viene proprio dall'altra parte. Manca poco, ma prima dobbiamo arrivare lassù. Ok, Groot, dammi una mano. Più o meno alto così. Così non è un'unità di misura. Groot ha capito cosa intende. Ok, state attenti. Adesso vi faccio arrivare qualcosa di utile. Però. Le bestie delle nevi mi hanno stuzzicato. Sono impaziente di massacrare fumo. Catturare. Attenti lì sotto! Ok, ora possono salire, sì. Secondo voi quelle creature usavano la nave come rifugio? Chi se ne frega, sono morte. Non pensavo che avrei vissuto questo giorno. Il giorno probabilmente che ci sono dei collezionabili là. Il giorno in cui avrei affrontato Fin Fang Fum. Quando Katat è caduto, però loro sono già saliti, non so se scenderanno di nuovo. Posso farglielo spostare? Ma tu eri impegnato a inseguire la vendetta. Esatto. L'ira verso Thanos mi consumava e ho rinunciato a questo onore. Ah, collezionabile qui però. Jungai Mackenzie. Finalmente ci siamo liberati dall'orrida bestia e dalla sua maledizione. L'abbiamo lanciata nello spazio. Ok. Parlava dei Wendigo qui. Qui, dammi una mano. Meglio prepararsi. Non sappiamo da dove venga. Dovrebbero essere altri amici. Magari è solo un bel falocchardo e un qualche alcolico saharano. Di sicuro è qualcosa che non vede l'ora di ucciderci. Questo posto è il parco giochi degli orrori. Belle parole. Ah, sono sereno. Dopo i meteoriti, gli schifi velenosi e gli abominevoli pupazzi di neve. Wendigo. Giusto. Perché abbiamo sempre vinto. Nulla può sconfiggere la squadra. Comunque. Oh, accampamento. Puzza di. Cadaveri. Puzza di cadaveri. Cavolo. È opera di fumo. Senza dubbio. Esplora il villaggio. Ok. Laggiù, forse c'è un sopravvissuto. Chi va là? La testa? Non ha la testa? Credo che la testa sia il disgustoso globo tentacolare. Con cui posso sentirti? Sei l'unica superstite? Pare di no. Chi siete, sacchi di carne? Siamo qui per Fum. Dimenticate tutto. Sì, sono l'unica superstite. O lo sarò. Presumo che tu sappia dove trovarlo. Certo. È lì a digerire i miei uomini sul suo trespolo. L'obelisco di ghiaccio che emerge dal mare della caldera. Tranquilla, penseremo noi a Fum. Certamente, terrestri. Ma non tornate qui quando vi inseguirà. Ho ancora delle cose da sistemare. Ok. Collezionabilino in giro qui, magari. Sì, è comunque qualcosa. Mi dispiace per i tuoi. I cadaveri non riscuotono lo stipendio. Ruby Thursday. Ma dimmi, sei la figlia del titano pazzo?
Se fosse? Tranquilla, non voglio problemi. In passato ti avrei catturata per la taglia. Un tempo ti avrei uccisa per averci provato. Ah, già. A quanto pare abbiamo entrambe altri problemi. Così pare. Un altro segno di caccia. Non è stato rivendicato. Doveva essere uno di quei cadaveri. Non avranno avuto modo di installarlo. Me ne sono appropriato per dichiarare il nostro coraggio. Celebrerò la nostra più grande impresa o la nostra gloriosa dipartita. Fum sarà anche forte, ma non è nulla rispetto a quello che combatteremo dopo. Allora sarà per la seconda più grande impresa. Un'impresa alla volta. Va bene. Trovati e me. Ehi, non azzardarti a prendere roba di valore, brutto furetto. Tranquilla, tutta la roba decente è cotta a puntino. Questo no. Qui però non sembrano esserci dei collezionabili. Possiamo parlare a... Oddio. Possiamo parlare alla ragazza, possiamo parlare a Rocket. Direi di parlare alla ragazza. Ai guardiani anche no. Non penso dicono cose troppo interessanti in questo momento. Parliamo alla sopravvissuta. Ehi, per fortuna l'abbiamo tirata per le lunghe. Se fossimo stati qui saremmo stati abbrustoliti come questi fessi. Vedi che te la caverai. Non mi serve la tua pietà terrestre. Tornerò su Contraxia a leccarmi le ferite. Oh, ehi, non credo che sia una buona idea. Contraxia non è sicuro al momento. Come sempre, no? Sul serio? Forse è meglio se vieni con noi. Oggi mi sono già umiliata abbastanza e non chiederò aiuto a uno sconosciuto. So badare a me stessa. Beh, se senti qualcuno parlare di una promessa o della matriarca, stagli alla larga. Lo terrò a mente. Ok. Gamora è qui da qualche parte? Poi è andata proprio via. Hai qualche consiglio contro Fumo? Sì, andate via. Ah, è la seduta, ok. Gli abbiamo a malapena rigato la corazza. Grande, è corazzato. Per sfidare il re del pianeta glaciale vi servirà una potenza di fuoco notevole. E noi ce l'avremo. Usciamo da qui. Ok, ragazzi, catturiamo il nostro drago. Sì, sempre più vicini al nostro grande destino. Sei fin troppo allegro se pensi che Fum ha fatto quel macello come niente. Noi non siamo niente. Sono con Drax. Non c'è montagna troppo alta o valle troppo profonda. Letteralmente nel caso di questo posto. Effettivamente. Pronti? Vai! Attenti! Il ghiaccio favorisce la velocità! Va bene. Ma tu sei completamente fuori! Avanti! Se non pensi al pericolo mortale... Ma Gamora quanto va veloce! Sì, confondiamo le idee alla morte! Sì, non si controlla molto bene, devo dire la verità. Però siamo arrivati giù. Beh, abbiamo archiviato la parte della discesa. Non voglio neanche pensare a come faremo per tornare su. Oppure come porteremo fuori fuoco. Guarda il lato positivo. Non siamo morti. Esatto. Conquisteremo la vittoria e l'impresa epica ci darà la forza di 10 persone. Bene, quindi tu trascinerai Fum. Collezionabile qui, piccolo amico. La battaglia spazzerà via le tue preoccupazioni. Sì. Sperando di non essere spazzato via da Fum. Ah, costume di Drax Monaco Catatiano. Ok. Che aveva la donna palloncino? Sembrava un potenziamento, una specie di appendice biomeccanica morfa. Cavolo, qui fa ancora più freddo. Sapete, in giornate come questa apprezzo i sedili riscaldati della Milano. Laggiù, ecco l'obelisco di ghiaccio. Questo deve essere il mare gelido. Questo è il luogo ideale, qui sfideremo la grande bestia. Fin Fan Fum, vieni incontro alla tua morte! Che stai facendo? Se gli dici dove siamo, non possiamo sorprenderlo. E poi non vogliamo ucciderlo, ricordi? Gridate con me! Qui mostreremo la nostra tempra! Fin Fan Fum!
La tua fine è vicina! No, non la sua fine! Da qui, forza! Ping Fang Foom, vieni! Ananna! Rocket! Bravo, Groot! Mi ha chiamato per nome! Rocket! Ping Fang Foom! Faremo esplotare i tuoi soffioni di fuoco, mi hai sentito bene? Sì, che ti sente! Gortalopode squamoso troppo cresciuto! Grumo di carnescenza satarchiana! Non ci fai paura? È liberatorio, vero? Sì! Sì! In effetti lo è! E ora spogliamoci! No, non credo proprio! Peccato che non si siano spogliati, ma dettaglio. Groot è preoccupato per il ghiaccio. Se regge Foom, regge anche noi. Si dice che il nucleo di Makru 4 sia congelato. Da questa parte, state pronti a tutto. È tecnicamente impossibile. Preparati, Fin Fan Foom. Stai per affrontare la tua fine. No, fine. Cattura, vivo. Eccoci, boss fight. Sarà questa la boss fight finale del capitolo 13? Fin Fang Foom. Allora, dov'è? Forse si è spaventato. Impossibile. Foom è nato senza paura. Come fai a saperlo? È il gelido cuore di una stella morente. Le stelle morenti non sono fredde. Questa lo era. La tana sarà là dietro. Scopriamolo. Vediamo un po' come potremmo sconfiggerlo, Come catturiamo quell'affare? Costringendolo a sottomettersi! Prima dobbiamo penetrare la corazza di ghiaccio! Immagino che sia così, che si penetra la corazza di ghiaccio. Ehi! È incastrato! Non ti lascerò prendere senza lottare! Oh, lo so io come fa! Non è poi così invincibile! Sì! Distruggete il resto! Vogliamo questo bastardo! Tutti i tuoi! Spero che il Berser apprezzi tutti i nostri sforzi! Chi non vorrebbe un... Dai, ero fuori! Sicuramente è unico nel suo genere! Gigantesco! Davvero! È ancora meglio di quanto sperassi! Buoni due! È il flagello dei ghiacci, Peter Quill! Visto? Flagello dei ghiacci è un bel soprannome! Pazzo! Dai però, ero fuori dal... Bello, Foom! Calma, Foom! Non è addomesticato! Per ora! Che c'è, Foom? Sei rimasto incastrato? È proprio ora di imparare qualcuno! Dovevamo... Boom, baby! Ora hai capito okay. Che siamo? Non mi serve prendere le idee più chiare! Ah, che botta! Scaldi più, Foom! Forza, lucertola troppo cresciuta! Accettiamo la prima! Prima! Oh, sei mancato poco! Bell'idea! Bestione, aiuta Groot! Insieme rispedirete quella roccia dritta contro il muso di Foom!
siamo partiti davvero male. Ok, buon, tutti insieme. A Rocket, Drax, Gamora, Quill, Groot. Zack, Gamora! Speravo me lo chiedessi! È il momento di scatenarsi! Parla con noi o con Boom! Non farti carbonizzare! Un po' di danno l'abbiamo fatto, dai! Ah! Non riesce a muoversi! Ero fuori però da più colpi. Sta sputando al fuoco! Niente, continua ad evitarmi ma non va. È l'occasione perfetta per me. Alla Juliet! Io vado! Pronto a distruggere tutto! Cerca di mangiarci! Ah, Drax! Spero che ci faccia perdonare da chi non vorrebbe un drago da compagnia! Difendeteci mentre aiuto l'altro! Adesso, Peter! È il momento di scatenarsi! Parla con noi e con ok, allora. Groot, Drax, Gamora. Rocket. Perché? Direi che lo stiamo facendo arrabbiare. È già qualcosa. Facci vedere la spada. La bestia si sta infuriando. Sì, è incacchiando. Quindi commetterà un errore. Oh oh! Un bel venticello, eh? Vai, poi tiriamo su Groot. Adunata. Ah, ok, finito. Perfetto. Stavo per fare l'adunata per fare l'ultimo attacco. Ma... sì, ci ergiamo vincitori. Come è caduto? No, Rocket! Oh, aspetta! No, 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 aspetta, aspetta, aspetta! No! No! Lady Bender! Drax, fermo! Ragazzi! Fermi, ragazzi! No! Lady Bender, vorremmo... Nessuno può sfuggire alla mia ira!
regina dei mostri di Seknarf, hai detto che l'avresti ascoltata. Hai promesso. Parla. Spero che stavolta faccia un discorso giusto. Ti abbiamo... truffata, derubata, ucciso il tuo piccolo. Non si può cancellare tutto. Ma vogliamo provarci. Quel... Avete ucciso il re drago di Kakarantara! Questa è nuova. Destino ci ha finalmente fatti incontrare. Lord Fu. L'ultimo raccolto ha inizio. Mondi morti. Urla in tutto lo spazio. Dobbiamo andare. Ora. Qualcuno deve opporsi ai piani della Chiesa. Un aiuto servirebbe. Hai pagato un debito per crearne un altro? No, anche se posso capire... Silenzio! Che... Radunerò tutte le mie forze. D'accordo, andiamo! E questo sa molto di gran finale, cioè di preparazione al gran finale. Sì! La nobile Lady Elbender combatterà al nostro fianco! Quando avremo massacrato Foam, Foam l'invincibile! Il nostro Drax sembra parecchio su di giri. Questa è la strada del destino, amici! Ancora non ci credo. Ce l'abbiamo fatta, giusto? Sì, ce l'abbiamo fatta e c'è anche Mantis con noi. Ma abbiamo perso Warlock. Ne abbiamo bisogno per esorcizzare il Magus alla chiusura del rito. Lo faremo evadere dal carcere. Sono evasa altre volte, come tutti noi. Io sono Groot. Abbiamo ancora il segnale? Ah sì, quel coso non si stacca facilmente. Bene, ora dobbiamo solo arrivare in tempo e anche Lady Elbender, ovviamente. Lo farà, ne sono sicuro. Va bene. Preparate l'attrezzatura. Chiudete le questioni in sospeso, fate pipì, perché non faremo altre soste. Ehi, Quill! Prestami le tue canzoni. Perché? Mi devo concentrare. Avanti. Non farlo cadere. Mantis, cos'è successo sulla Mantis quando siamo partiti? L'ultima volta la situazione sembrava grave. È una storia lunga.
Ne parleremo quando farete ciò che ha detto Starcoso e andrete in bagno. Non ne ho bisogno. Va bene, ma non dite che non vi avevo avvertito quando il nonno della chiesa vi metterà sotto. Aspetta, cosa farà Raker? Dipende, ma a un certo punto qualcuno chiama il mio nome e lì ci scappa un po' di pipì. Fantastico, preferivo non saperlo. Io sono Groot. Oh sì, pelosetto, forse sarai tu a fartela sotto. No. Va bene, andiamo ad avere la conversazione con Drax, che abbiamo preso la sua lama. Ti diamo il frigo. Non so cosa sia, ma a questo te piace molto chiudere il frigo. Continua ad aprirsi e io lo chiudo. Ma è rotto, infatti. Cioè è sempre rotto, è una costante universale. Ah, buono a sapersi. Ok. Eccola qua la lama. Questo sì che è un... Drax! Ehi, stavo giusto... Non ti devi giustificare, Peter Quill. A differenza del roditore, non mi infastidisce la curiosità altrui. È davvero una gran bella lama. E ha anche una storia suggestiva. La riconosci? Apparteneva a Xatar l'Incompiuto, un grande re catatiano che per primo andò in pellegrinaggio su Maklu 4. Aspetta, mi stai dicendo che in pratica è Excalibur? Non ho familiarità con questo tipo di arma. Era la spada leggendaria di un famoso re terrestre. Allora sì, suppongo si possa dire che sia l'Excalibur della mia gente. Per chi vuole conquistare un posto a Ultat, è il simbolo di un re e della grande caccia. Allora, la grande caccia è molto più importante di quanto credessi. Abbiamo fatto un gran casino catturando Fing Fang Foom. Che cosa intendi? Lui voleva che si potesse riconquistare l'accesso al paradiso, ma senza più un Foom che vi, ecco, spedisce laggiù. Ah, Peter Quill. Esistono molte vie per Ultat. Il pellegrinaggio su Maklu 4 è solo una. Giusto. Quando Thanos ha sterminato la mia famiglia e il mio villaggio, ho percorso due volte la via della vendetta. Ho radunato un piccolo esercito di guerrieri catatiani. Sebbene in inferiorità numerica, abbiamo sfondato le linee dei Chitauri e sfidato Thanos. Aspetta! Su Katat hai sfidato Thanos due volte, durante la Guerra Galattica. Sì. Ma la prima volta ero troppo debole. Ma sei riuscito a sopravvivere? Thanos ha risparmiato me e pochi altri. Serviva da esempio. Sconfitti e umiliati, i reduci della mia squadra si recarono in pellegrinaggio su Maklu 4. Io non potevo. Ho proseguito sul cammino della vendetta. Finché tu mi hai aiutato a dare riposo agli spiriti di Ovet e Camaria. A dire la verità, ho avuto un sacco di aiuto. Mi hai anche donato un nuovo scopo, Peter Quill. A quanto pare il mio destino non doveva essere sulle montagne di Kakarantara, ma qui, su questa nave, con te. Sembra che Xatar sia un eroe per la tua gente. Re Xatar. Sì, lo è. Tutti i nostri guerrieri conoscono la storia del suo pellegrinaggio. E perché lo chiamate Xatar l'Incompiuto? Nella storia della mia gente, un re rivale attaccò le terre di Xatar annientandone con facilità le forze. Catturato e sconfitto, lo sfidò in un duello all'ultimo sangue. Ma il conquistatore rifiutò, condannandolo a una vita di disonore e di disgrazia. Così Re Xatar andò a Maklu 4 per affrontare Fing Fang Foom e cambiare il suo destino. Beh, è molto deprimente. Perché è deprimente? Perché ha chiaramente fallito. Fing Fang Foom è ancora vivo e vegeto, per lo più. Non ha fallito, Peter Quill. Re Xatar non ha sterminato Fing Fang Foom, è la verità. Ma si è riscattato agli occhi della sua gente. Morendo. Di sicuro non è un lieto fine. Non arrendendosi. Un guerriero muore solo quando smette di vivere. Re Xatar ha dimostrato che le cronache di quello che eravamo in vita sono plasmate da noi.
Poteva morire da codardo, bandito da Ultat, o fare ciò che il mio popolo si aspettava avrebbe fatto, cambiare il finale della storia. Beh, felice che tu sia dei nostri. Non garantisco dove porterà la nostra strada, ma spero in un posto pieno di soldi e comfort. Nel mio cuore non dubito affatto, Peter Quill, che avremo un moderato successo. Vada per il moderato. Ok, abbiamo anche parlato appunto a Drax riguardo alla sua spada catatiana. E a questo punto parlano sempre. Vorrei parlare a Mantis. Mantis, sono curioso. Ho un sacco di domande da farti. Lo so, e io ho un sacco di risposte, come procurati i mezzi di produzione, o non è solo uno sfogo, o sì, è senza glutine. Non sono le risposte che cercavo, ma ora vorrei conoscere le domande. Quali domande? Chiedi la Mantis. Cos'è successo dopo sulla Mantis? Hai detto che qualcuno ce la farà, ma che invece ad altri non andrà troppo bene. Molti anziani sono morti. Non hanno resistito all'invasione, ma hanno rifiutato la promessa. Non era il cammino. Mi dispiace. Non devi. Il sacrificio ha permesso a me e ai Cotati di nascondere molti altri. Torneranno quando la galassia sarà sicura. Sei riuscita a portarli nelle grotte. Gli hai detto di stare lontani dalla nebbia. Come hai convinto Lady Albender a incontrarci su Maklu 4? Quando abbiamo deciso di andare, tu non c'eri. In realtà, convincerla a darti la caccia è stato facile. Ma spingerla ad ascoltarti, uff, è stata dura. Ho fatto la mistica inquietante spaventandola con ciò che accadrebbe in caso contrario. E hai parlato della fine dell'universo. E lei ti ha creduto? Oh no, non subito. Ma descrivendole la morte di tutti i suoi preziosi mostri, ha cambiato idea. Non poteva mettere in pericolo i suoi bambini. Sono felice che tu sia dei nostri. Oh, bene, perché non sempre lo sei. E perché no? A volte sono la tua ex moglie. Cosa? Ti sta prendendo in giro, Quill. Succede soltanto in un'occasione, ma è così divertente. Bene. No, oh, vi ringrazio per esservi liberati di Aiden Warlord. A quanto pare preferisce me. Adam Warlock? Sì, lui. Quando pensa a Bella, la traduzione è strana. Bene. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro da fare, tipo qui. No, che questa è la musica che non possiamo mettere nei vergogna di View Up. Non hai preso il mio lettore per concentrarti con le mie canzoni? Beh, non posso ascoltarvi insieme, no? Ehi, ok, Rocket, parliamo a Rocket. Lavori a qualcosa? Lavoro sempre a qualcosa. Chiedere la musica prestata. Ascolti la mia musica? No, dato che l'hai già messa. Posso riavere il mio lettore? Perché? La musica c'è già. Esatto. Quindi non ti serve più il lettore per concentrarti. Potresti spegnerla. Sì, ma... Quale parte di mi devo concentrare ti sfugge, Quill? Perché hai bisogno di tanta concentrazione? Per studiare un modo per superare l'armata attorno alla Sacrosanct, nel caso Lady Squilibrata non arrivasse in tempo. Bello, cos'è? Lo vedrai. Ok, non ci serve il banco da lavoro perché abbiamo già ottenuto tutti i potenziamenti disponibili. Allora, come è stato cavalcare con Lady Elbender? Ti ha fatto indossare l'armatura? Oh no, è molto rispettosa dell'autonomia fisica delle altre donne. Abbiamo solo parlato. Mi ha chiesto di te. Spero che non abbia fatto commenti su quando cambio taglia. No, no, diventi pelosone solo in un paio di realtà marginali. Cosa? Ha chiesto i progetti della tua bomba in compenso. Dice che hai fatto un numero nella sua sala del trono. Solo se li paga. Ok, parliamo a Groot. Bella pensata. Prepara l'irrigazione prima di andare. Io sono Groot. Lui è Groot dopo tutto. Io sono Groot. Sarebbe davvero triste in giro in accappatoio. Cosa? Chi ha detto? Groot vuole annaffiare il grande unificatore. Oh, giusto. L'unificatore zuppo. Il grande umidificatore. Io sono Groot. Va bene, dai. Dopo questo dialogo, questo video può finire qui. Abbiamo completato anche il capitolo 13.
Credo, sì, l'abbiamo completato. E nel prossimo episodio andremo, Ehi, credo, a non è fare quello che certo, sarà è il di nulla che capitolo dovremmo finale. sapere Quindi sulla io vi missione. invito a Non mettere un vedo mi piace molto. se avete O gradito meglio, il vedo video, a troppo. commentare Molte e a realtà iscrivervi al convergono. canale per non perdervi i Lady prossimi Elbender è mai dalla caricamenti. nostra parte. Douglas Hallsphear, Ogni è tanto, tutto. quando i Al discorsi di prossimo Starcoso video. deludono. No, e anche nella versione in cui le palpa il sedere.